Amici di About Umbria, bentornati nella mia cucina per la rubrica Sapori d'Umbria. Oggi prepareremo insieme le pappardelle con i funghi, un gustoso primo piatto tipico della nostra regione. L'Umbria, cuore verde d'Italia, è una regione ricca di boschi e nel sottobosco crescono numerose varietà di funghi. Ciò li ha resi uno dei prodotti più utilizzati nella nostra cucina. E questa mattina mi hanno portato questa varietà di fungo, il Cantharellus cibarius, detto anche galletto, perché la sua forma e il suo colore ricordano la cresta di un gallo. Questo fungo molto gustoso cresce nella nostra zona nel periodo che va tra maggio e ottobre. Pochissimi sono gli ingredienti che sono necessari per la preparazione delle nostre pappardelle, anche perché il principe di questo piatto sarà proprio il fungo. Serviranno quindi i funghi, il sale, un po' di pepe bianco che, se vi piace, potete sostituire con del peperoncino, mezza becca di aglione tritato, prezzemolo e olio extravergine di oliva. Ovviamente le pappardelle. Iniziamo, i funghi vanno ovviamente puliti, possibilmente con uno spazzolino. Non troppo sottili. Olio extravergine d'oliva. Possiamo aggiungere l'aglione. Non appena inizia a soffriggere, aggiungiamo i nostri funghi. Il sale deve essere aggiunto a fine cottura, altrimenti il fungo rilascia la sua acqua. A questo punto aggiungiamo un pizzico di sale, un pizzico di pepe o il peperoncino se preferite e il prezzemolo. Abbiamo cotto in abbondante acqua salata le nostre pappardelle. Facciamo saltare un pochino in padella, un pochino di acqua di cottura, una spolverata di parmigiano e facciamo saltare. E adesso siamo pronti per impiattare. Ecco le nostre pappardelle con i galletti. Arrivederci al prossimo appuntamento su Sapori d'Umbria. Buon appetito a tutti!